Ciao, ti invito se ti va a leggere la breve introduzione a questa pratica che ho scritto qui sotto, affinché tu possa farti ispirare dalle parole per mantenere una consapevolezza maggiore sul modo in cui muoveremo l'attenzione rivolta al corpo. Ci sediamo a terra, iniziando a prendere confidenza con la superficie che ci sostiene. Porto la mia mano destra a forma di coppa nella zona del bacino e la sinistra appoggiata sopra, con il palmo rivolto verso l'alto. Ruoto indietro le spalle, sollevo il cuore. Le mani si abbasseranno naturalmente. Inizio ad approfondire il respiro. Portare consapevolezza in questo spazio, nel nostro pavimento pelvico, questo insieme di muscoli che chiude lo spazio addominale nella parte inferiore e che contiene i visceri al suo interno. Provo a coinvolgere questa zona, provando a contrarla muscolarmente, senza però contrarre troppo i glutei. Cerchiamo di contrarre questi muscoli interni, quindi se mi è complicato pensare di farlo, posso semplicemente usare l'immaginazione. Alcuni di voi lo conosceranno come mulla bandha. Da qui uso le mani per guidare la spinta che si genera da questa zona verso l'alto, attraverso il volto, e poi libero le dita, le allungo assieme alle braccia. Provo a mantenere ancora la connessione con il pavimento pelvico, coinvolgendo questi muscoli se riesco. Sento il radicamento degli ischi e delle gambe e lentamente riporto le braccia lungo i fianchi. Le dita sfiorano terra. Faccio un profondo inspiro dal naso ed un'espirazione profonda dalla bocca, buttando fuori tutta l'aria. E ancora inspiro dal naso. Espiro dalla bocca. Bene, ora lascio libera la gamba destra, piego la sinistra per afferrare il piede. Prendo l'alluce e lo muovo facendolo ruotare. Poi flettendolo nelle piccole giunture tra le falangi. Poi passerò al secondo dito e farò la stessa cosa. Continuerò a far fare lo stesso movimento a tutte le dita. La pratica è già iniziata, ogni cosa che stiamo facendo quindi o che faremo sarà utile per favorire l'azione energetica di Muladhara, il nostro primo chakra. Ti invito quindi a mantenere costante l'attenzione e il respiro sul modo in cui muoveremo e sentiremo il corpo. A questo punto prenderò tutte le dita insieme e le spingo piegandole in avanti e indietro. Cerco di non aver fretta, contatto il mio respiro, calmo e lento. Ripeto sull'altro lato. Libero la gamba sinistra, piego la destra e afferro il piede. Afferro l'alluce e inizio a ruotarlo. Poi lo fletto. Poi passo al secondo dito.
al terzo. Al quarto. E infine al quinto. Manteniamo un contatto costante con il respiro. Ora prendo tutte le dita, le piego in avanti e indietro. A questo punto piegherò entrambe le ginocchia e provo ad intrecciare tutte le dita tra loro. Forse all'inizio potrà risultarti più difficile, ma gradualmente dovresti acquisire maggior scioltezza. In alternativa posso provare ad infilarci le dita delle mani. Se ho le mani libere, posso farmi nel frattempo un massaggio nella zona cervicale, spostando l'attenzione nella parte superiore del corpo, alle spalle. Molto libero e istintivo. Posso muovere il collo se sento di averne bisogno. Mi fermo, sciolgo l'intreccio delle dita dei piedi e allineo i talloni. E qui, al ritmo del mio respiro, farò basculare avanti e indietro il bacino. Lentamente anche la parte superiore del corpo inizierà a partecipare al movimento, quasi spontaneamente. E se non dovesse già esserlo, coordino il movimento con il respiro, quindi espirando curvo la schiena, il bacino rotola in avanti, e con l'inspiro il bacino rotola indietro e mi apro. Cambio incrocio delle gambe e continuo. Mi fermo, immagino ora il simbolo dell'infinito e penso di disegnarlo con l'osso sacro. Percepisco il movimento come un'onda leggera che mi accompagna. Lentamente, immaginando di immergere il bacino qualche millimetro nella terra. Lo farò sempre più piccolo, questo movimento, fino a fermarmi. Ora inspiro, sollevo le braccia, unisco i palmi, apro il petto immaginando di spostare l'aria. Espiro, le braccia scendono, con i palmi rivolti verso il basso, mi fermo a metà. Inspiro ed espirando nuovamente. Le braccia scendono. Mi sposto in avanti, sciolgo l'incrocio e mi siedo sui talloni. Appoggio le mani a terra ai lati delle cosce, dietro le ginocchia. Premo forte con i palmi a terra, la gravità si incontra con la solidità e da qui mi sollevo.
Espirando, sollevo le ginocchia e il bacino da terra. Inspirando, ritorno. E ancora espiro, premo a terra, sento come premere in basso mi eleva verso l'alto. Ed inspirando, ritorno. Ripeto ancora, espiro, mi sollevo. Inspiro, scendo. Questa volta proverò a sollevare il bacino più in alto possibile. Espiro, capovolgo le dita appoggiando i polpastrelli a terra e poi tutta la pianta del piede. L'addome è appoggiato sulle cosce, le ginocchia sono morbide e rilassate, spalle e collo pesanti. Una volta sentite le radici dei piedi che affondano nella terra, una lunga inspirazione ci permette di tornare a distendere le gambe, sentire che il suolo al quale si è affidato il peso restituisce una spinta, dalla pianta dei piedi fino alla sommità del capo. L'energia percorre il corpo portando con sé un senso di leggerezza ed estensione, lasciando che il sistema scheletrico trovi il suo naturale equilibrio. Rimango in ascolto. Da qui faremo una camminata lenta appoggiando bene tutto il piede dal tallone alle dita. Le appoggio fermamente una ad una a partire dal quinto dito fino all'alluce. Arrivo pian piano all'inizio del tappetino per poi fermarmi. Inspiro, mi allungo verso l'alto, unisco i palmi e li lascio scendere rivolti al pavimento. Nell'inspiro piego le ginocchia, mentre durante l'espiro le estendo, ma non del tutto, cerco di non bloccare mai le ginocchia, questo interromperebbe la carica che stiamo cercando di sviluppare. Il respiro è lento e completo. Continuo. Ad ogni inspiro faccio scendere il respiro in ciascuna gamba, che premendo a terra e verso l'esterno delle gambe cominceranno naturalmente a raddrizzarsi. Mi assicuro di premere con tutti e quattro gli angoli dei piedi. E forse dopo un po' inizierò a sentire un tremore. Provo ad individuare che cosa lo fa aumentare, se nel percorso tra il basso e l'alto, o viceversa. Provo a trovare la giusta misura tra il rilassamento e l'energia muscolare, quindi abbandonarmi al movimento, permettendogli di agire facendo il minor sforzo possibile. E mi fermo, sciolgo per un attimo le gambe, ora inspiro, sollevo le braccia, unisco i palmi e come prima espiro immaginando di spostare l'aria fino a metà, un profondo inspiro ed espirando ancora le braccia scendono ai lati del corpo con i palmi rivolti in avanti, mi connetto con l'azione energetica della posizione della montagna, Tadasana. Qui il peso è distribuito bene su tutte e quattro le estremità di ciascun piede. Le ginocchia sono morbide. Il bacino ha una leggera retroversione. Immagino un filo che attraversa tutta la mia colonna ed esce dall'estremità del capo, mi sostiene e mi allunga verso l'alto. Faremo 5 profondi respiri qui.
Prenditi tutto il tempo e al prossimo espiro piego le ginocchia. Ed inspirando sollevo le braccia, mantenendo le ginocchia entro la linea dei piedi. Sento come la spinta verso terra energizza le mie gambe, fino alla parte superiore del corpo, fino alle dita delle mani. Le sento forti le braccia. Da qui adagio l'addome sulle cosce, le ginocchia rimangono piegate. Inizio a sentire allungarsi tutta la parte posteriore delle gambe. Mi aiuto con il respiro. Posiziono ora al centro la mano destra a coppa, distanziata alla lunghezza del mio busto circa. Quindi sollevo il braccio sinistro verso l'alto, l'indice punta verso il cielo e respiro in questa torsione. Cerco di non scivolare indietro col bacino e di mantenere le gambe a 90 gradi rispetto al pavimento. Nell'espiro cambio, mano sinistra coppa a terra, il braccio destro si solleva. Respiro. Nell'espiro la mano torna a terra, entrambe le mani scivolano per posizionarsi sulle tibie. Distendo gambe, busto in avanti, premo bene con le piante dei piedi. Espirando, l'addome torna sulle cosce, faccio un lungo passo indietro con la gamba destra. Appoggio a terra ginocchio, tibia e collo del piede. Mi assesto nella posizione, allineo le anche. E una volta stabilizzata la base, raccolgo e salgo. Respiro dalla terra. Espirando scendo, mentre entrambe le mani andranno a terra, allungo la gamba sinistra, mani a coppa. Le dita è come se volessero trascinare il tappetino verso di me. Così facendo allungo tutta la colonna e provo ad avvicinare l'addome verso la coscia. Respiro profondamente. Nell'inspiro sollevo la testa, torno nell'affondo basso. Da qui punto il piede dietro, stacco il ginocchio, contraggo i muscoli verso l'interno. Rendo le gambe forti per poi staccare le mani da terra, raccogliere e salire verso l'alto. Mantengo la posizione per qualche profondo respiro. Il ginocchio davanti è piegato a 90 gradi. L'energia sale e nell'espiro riporto le mani a terra, il piede dietro raggiunge quello davanti, inspiro in Ardha Uttanasana, gambe busto ben distesi, espirando braccia forti lungo il corpo, piego le ginocchia, inspirando mi sollevo le braccia. E lentamente distendo le gambe, unisco i palmi, mi allungo e nell'espiro li porto al cuore. Faccio un profondo respiro qui. Al prossimo espiro le braccia scendono forti lungo il corpo, piego le ginocchia ed inspirando sollevo le braccia. Le ginocchia non superano la linea dei piedi, sento come la spinta verso terra trasmette forza alle gambe, fino alle mani, forti le braccia. Utkatasana, siamo nella posizione della sedia. Espirando, l'addome va sulle cosce, le ginocchia sono piegate, la testa e il collo sono morbidi. Allungo tutta la parte posteriore delle gambe, mi aiuto con il respiro. Entrambe le mani ora scivolano per posizionarsi sulle tibie, Ardha Uttanasana. Premo bene con le piante dei piedi e con l'espiro l'addome torna sulle cosce. Questa volta faccio un passo indietro con la gamba sinistra. Appoggio a terra ginocchio, tibia e collo del piede. Mi assesto nella posizione. Anche qui allineo le anche
per poi sentire la spinta verso terra che mi solleva, raccolgo e mi elevo. Respiro dalla terra. Nell'espiro scendo, mentre entrambe le mani andranno a terra, allungo la gamba destra, mani a coppa, le dita trascinano il tappeto verso di me, mi allungo dalla testa e provo ad avvicinare l'addome verso la gamba. Respiro. Nell'inspiro sollevo la testa e torno nell'affondo basso. Da qui punto il piede dietro, stacco il ginocchio, apro il petto, forte la spinta delle gambe verso l'alto. Stacco quindi le mani da terra, raccolgo e mi sollevo. Mantengo la posizione per qualche profondo respiro. Scendo col bacino quanto più mi è possibile, mi radico. E nell'espiro riporto le mani a terra, il piede dietro raggiunge quello davanti, unisco i piedi. Inspiro Ardha Uttanasana, gambe e busto ben distesi. Nell'espiro braccia forti lungo il corpo, piego le ginocchia. Questa volta avvicino il bacino ai talloni che sono sollevati mentre le mani si appoggiano delicatamente sulle gambe. Cerco di mantenere stabilità ed equilibrio. Mi aiuto fissando un punto davanti a me. Rilasso le spalle. Il respiro. Al prossimo espiro, se riesco senza aiuto delle mani, scendo e vado direttamente in equilibrio sugli ischi. Siamo in Navasana, la posizione della barca. Le tibie sono parallele a terra. Se non mi fosse possibile, mi aiuto afferrando le gambe. Cerco sempre di non inarcare il dorso in questa posizione, la schiena è dritta. Con un profondo espiro sciolgo, avvicino tra loro le piante dei piedi. Radico bene gli ischi a terra, punto le mani a coppa dietro ed estendo bene tutta la colonna verso l'alto. Se faccio fatica a mantenere la posizione, rimango qui. Se ho bisogno, magari allontano i piedi dal pube. Altrimenti, afferro le caviglie da sotto con entrambe le mani. Cerco di avvicinare il più possibile i talloni al pube senza forzare. I gomiti rimangono aderenti al corpo e spingono indietro. Mi aiutano così ad aprire il petto e distendere la colonna verso l'alto. Il respiro è lento e calmo. Inspirando mi estendo bene verso l'alto e con l'espiro mi inchino in avanti. Abbandonandomi completamente alla forza di gravità, affidando totalmente il mio peso ad essa. Lascio che il mio respiro mi guidi in questa lenta e morbida discesa. Perciò cerco di non forzare. Un ultimo respiro profondo qui. Nell'inspiro quindi sollevo il busto, sciolgo la posizione e torno in Navasana. Afferro le gambe, mi rotolo sulla schiena e creo la spinta per tornare con controllo addominale in avanti e sedere sui talloni, in equilibrio. Distendo le braccia. Intreccio le dita, questa volta le mani si radicano al cielo. Respiro. Lentamente le braccia scendono lungo il corpo, appoggio i talloni. Mi sollevo nuovamente in Utkatasana alla sedia. Inspiro, le braccia salgono
Intreccio le dita, lascio fuori gli indici che puntano verso l'alto. Faccio scendere le anche più che posso, mentre il busto continua ad estendersi verso l'alto. Forte la spinta dei piedi che alleggerisce la tenuta di questa posizione. Nell'inspiro mi sollevo e sciolgo le braccia. Comincio a molleggiare sul posto, rilasso la mandibola, le spalle, la testa, il collo. I piedi rimangono ancorati a terra. Molleggio rallentando sempre di più fino a fermarmi in Tadasana, la posizione della montagna. Se mi sento meglio posso divaricare le gambe. Qui provo davvero a radicarmi dai talloni. Sento di sollevarmi dal pavimento pelvico. Il cuore si apre, la testa è leggera. Le mie braccia forti, le dita sveglie e ricettive. Respiro profondamente. Da qui, con i piedi e le ginocchia unite, torno in Utkatasana con un profondo inspiro. Gli indici, come prima, puntano in alto. Con l'espiro scendo in Uttanasana, inspirando Ardha Uttanasana e nell'espiro faccio un lungo passo indietro con il piede sinistro. Da qui, assestando le mie radici, mi sollevo direttamente nell'affondo alto, raccolgo, mi allungo, ruoto verso sinistra. Rivolgo le dita dei piedi verso gli angoli del tappetino. Inspiro ed espirando piego le cosce parallele al suolo portando in basso le mie radici. Sento il radicamento forte attraverso i piedi che premono verso il basso e verso l'esterno per dare energia alle gambe. I gomiti sono in linea con le spalle, palmi rivolti in avanti. Qui il coccige rimane leggermente rivolto all'indietro, la colonna è ben allungata. Inspirando ora mi sollevo, espirando dalla bocca scendo nella stessa posizione, percependo maggiormente l'azione di radicamento ed inspirando quella di estensione sollevandomi. Espiro, scendo, l'ultima volta inspiro ed espiro. Da qui mani e fianchi, raddrizzo le ginocchia, porto i piedi paralleli premendo forte sulla parte esterna del piede e su entrambi gli alluci. Scendo con il busto in estensione verso terra, atterrando con le dita delle mani al tappetino. Apro bene il petto, cerco di non crollare indietro col bacino. Faccio un profondo respiro. E qui cammino con le mani verso destra. Il piede dietro raggiungerà quello davanti e cambio, faccio un lungo passo indietro col piede destro. Mi sollevo nell'affondo, inspiro. Nell'espiro ruoto verso destra nella posizione della dea, le punte dei piedi verso gli angoli del tappetino, le ginocchia si muovono nella stessa direzione dei piedi, si fermano quando si troveranno sopra le caviglie. Premo i piedi con determinazione ed inspirando mi sollevo, espiro scendo, come prima. Inspiro ed espiro fuori l'aria dalla bocca. L'ultima volta inspiro. Espirando mi radico. Ora
Mano i fianchi, distendo le gambe, porto i piedi paralleli e con un profondo espiro scendo, il busto in estensione, mani a coppa a terra. Un profondo respiro qui, sento la colonna allungarsi. E con cura torno in avanti. Il piede dietro raggiunge quello davanti. Andrò a sedermi sui talloni che si sollevano, la schiena ben allungata, mani appoggiate sulle ginocchia, le spalle sono rilassate, fisso un punto. Provo a connettermi alla mia stabilità, al mio equilibrio. E se posso, senza aiutarmi con le mani, mi siedo a terra, a gambe incrociate. Afferro il piede destro o la caviglia e, al ritmo del mio respiro, porto il ginocchio piegato verso l'esterno del busto, provando a oltrepassarlo. Il movimento è lento, la schiena sempre ben allungata. Mi fermo, ora posso afferrare tibia e caviglia mentre la pianta del piede è flessa e attiva, oppure portare il ginocchio destro nell'incavo del gomito destro e il piede sinistro nell'incavo del gomito sinistro, intrecciare le dita delle mani. Qualsiasi posizione abbiate scelto, inizio a curlare la gamba con delicatezza. Mentre il coccige si radica a terra, e lo sterno guarda il cielo. Cerco di non crollare nella zona lombare. Mi fermo. Inspiro, avvicino la tibia al petto. E nell'espiro sciolgo, cambio gamba. Preparo la posizione portando il ginocchio sinistro per qualche ripetizione oltre il busto. Seguo il ritmo del mio respiro. E poi sceglierò la versione più adatta a me di Siddhasana, mantenendo una connessione profonda con il respiro, inizio a cullare la gamba, dolcemente. Mi fermo e nell'inspiro avvicino la tibia al petto. Con l'espiro sciolgo e, senza compiere movimenti bruschi, avvicino il dorso a terra. Anche qui afferro la tibia, la caviglia o la parte esterna del piede, lasciando cadere le ginocchia lateralmente con le anche in apertura. Mi cullo da una parte all'altra. Il respiro è sempre lento e molto delicato. Le piante dei piedi guardano il soffitto. Mi fermo per un profondo respiro e semplicemente unisco le piante dei piedi e lascio cadere le ginocchia lateralmente. Se sentirò questa posizione scomoda, provo a posizionare due cuscini o supporti sotto ogni ginocchio fino a quando mi sentirò davvero bene. Le braccia sono rilassate, il respiro è profondo e intenso. Percepisco l'aderenza di tutte le parti del corpo a terra.
Mi assicuro che la zona cervicale sia ben allungata. Posso aiutarmi con le mani a chiudere le ginocchia, le piante dei piedi sono a terra. Ora lascio cadere le ginocchia da una parte all'altra, massaggiando la zona lombare. Farò partecipare anche il collo, la testa e il respiro sempre, che fluisce leggero. Mi prendo un momento per fare tutti i movimenti che sento necessari prima di fermare il corpo definitivamente in Shavasana. Una posizione estremamente radicante. Le braccia sono lungo il corpo, i palmi rivolti al cielo, le gambe distese a terra. Lascio che i piedi cadano spontaneamente verso l'esterno. Rilasso i muscoli del volto, le spalle. Lascio andare ogni tensione nella zona addominale, in quella toracica. Rilasso il bacino. Lo abbandono completamente a terra. Sento le gambe aderenti e pesanti. Percepisco il solido sostegno della terra sotto di me, la sua accoglienza. E posso forse notare che questo contatto mi trasmette una maggiore sicurezza, calma e stabilità. Potrò quindi sentire di affidare a questo sostegno il peso del mio corpo, completamente. Ed inspirando ed espirando nel modo più naturale possibile, mi lascio cullare dal ritmo del mio respiro.
in questa posizione particolarmente. Dovresti aver beneficiato di tutto il lavoro fatto durante questa pratica. Se così fosse, rimanendo in contatto con questa sensazione, ritrovo il mio corpo, muovendolo, allungo le dita, mi stiro. E mi prendo tutto il mio tempo per spostarmi su un fianco. E delicatamente in posizione seduta. Mano destra a coppa nella zona del bacino, mano sinistra sopra. Ruoto indietro le spalle, allungo la colonna. Inspirando come all'inizio, mi sollevo dal pavimento pelvico, mi apro. Lentamente le braccia scendono. Congiungo i palmi davanti al cuore e ci ringraziamo per aver praticato insieme.